la città ne parla. Ma torniamo a scuola e lo facciamo con una persona che, diciamo così, rappresenta anche finalmente una bella notizia in questo periodo così difficile per noi, perché c'è un insegnante italiano che risulta niente meno che tra i 10 migliori al mondo nel suo mestiere. Insegna informatica a Benevento, ha affidato 12.000 docenti di 140 paesi, arrivando nella decina finale al Global Teacher Prize. E poi ci sarà una sfida conclusiva in streaming il 3 dicembre in palio dalla Varkey Foundation, niente meno con milioni di dollari usati da usare per progetti legati alla scuola. Mazzone, buongiorno e benvenuto e complimenti. Buongiorno e grazie per l'invito, buongiorno a voi. Oltre ai trionfalismi, perché questo è, diciamo, un periodo troppo difficile per lasciarsi andare a queste cose, e le vorrei chiedere in che modo si può fare e portare, se non lo sa lei, chi altri lo può sapere, entusiasmo e voglia. Peraltro lei insegna in un territorio che è già difficile di per sé. In una fase come questa, la grande domanda che abbiamo fatto anche ai suoi colleghi Ardone e Collazzoli prima: rinfondere entusiasmo, voglia di andare a scuola, far sentire ai ragazzi che quello è il posto giusto dove stare, è un posto bello anche per contrastare la tristezza. Assolutamente sì, ce n'è bisogno in questo momento di portare un po' di positività. Io credo che una delle chiavi, come ho detto anche in altre occasioni, è la passione e motivare i ragazzi, metterli al centro di tutte le nostre attività, lavorare molto sull'autoimprenditorialità dei ragazzi, farli lavorare per progetto e, diciamo, i temi per fare qualcosa di buono per il futuro ci sono assolutamente. Mazzone, in che cosa consiste la sua attività? Perché è così speciale, diversa dagli altri? Allora, innanzitutto mi sento un docente, non il docente. Ovviamente molto orgoglioso di rappresentare la classe docente italiana. Credo che sia stata, diciamo, considerata positivamente la mia capacità di portare il mondo reale tra i banchi, lavorare molto nel contesto della creazione di start-up, di mettere al centro l'imprenditorialità, per far sì che questi strumenti possano essere utilizzati al fine di rendere possibile per i nostri ragazzi la permanenza nei propri territori. Senta, i suoi ragazzi come stanno, come hanno vissuto questa esperienza? Come si può far sì che diventi qualcosa di bello per costruire una fase diversa, partendo dalla sua scuola, ma magari contagiando positivamente anche altre scuole, innanzitutto del suo territorio? Come dicevo, abbracciando un po' una didattica sicuramente innovativa, io ormai collaboro da 7 anni con Junior Achievement Italia, che ha dei programmi per i contesti scolastici davvero formidabili, per far sì che i ragazzi vengano motivati e si costruiscano dei percorsi e dei progetti per il futuro. Poi ovviamente nel mio contesto io sono un evangelista digitale, come mi definisco più volte, ritengo che il digitale come strumento, mai come fine, possa aiutare moltissimo in un momento in cui la società, non solo la scuola, la società sta cambiando in maniera radicale, e quindi i nuovi strumenti, lo stiamo vedendo adesso con il cosiddetto smart working, lavoro agile, chiamiamolo come vogliamo, ma abbiamo rotto un tabù, il fatto che si possa lavorare stando da casa, dando efficienza ed efficacia al lavoro e superando per alcune mansioni, non per tutti ovviamente la cosa di fantocchiana memoria per cui bisogna per forza avere il dipendente all'interno dell'ufficio e così via. Il digitale può essere davvero uno strumento, come dicevo. Senta, lei stava facendo lezione a distanza stamattina, giusto? Sì, purtroppo noi in Campania, io insegno a Benevento, in Campania da alcuni giorni già stiamo online e quindi diciamo che eravamo pronti. Scusi? No, non le chiedo di commentare la discussa ordinanza del presidente della regione Campania, insomma, che ha creato grandi irritazioni anche al governo e al ministero. Che sono situazioni estremamente complesse, che sicuramente va salvaguardato innanzitutto la salute di tutti, dei ragazzi, dei genitori, un po' di tutti, quindi è difficile dare un giudizio. Ovviamente noi ci auguriamo che con dei comportamenti attenti si possa tornare al più presto a scuola, perché ovviamente
per me e per tanti è semplice questo tipo di approccio, però c'è un problema grosso delle famiglie che stanno più in difficoltà, nel senso che in questo momento, ad esempio, io ho due bambini che stanno seguendo le lezioni online e noi docenti eravamo già pronti. Mia moglie anche è una docente, quindi però in un contesto come il mio, grazie a Dio, diciamo, c'è maggiore possibilità di gestire queste situazioni, però purtroppo ci sono tante famiglie più deboli per le quali bisogna ovviamente avere un'attenzione particolare, e poi la presenza del docente in aula è assolutamente fondamentale. Carlo Mazzone insegna informatica a Benevento ed è tra i 10 migliori insegnanti al mondo, vediamo se la spunterà anche nella competizione finale del 3 dicembre, quindi nel caso torneremo a parlare, ma torneremo comunque a parlare con lei, perché esperienze come la sua in questo momento soprattutto portano un'aria positiva intorno alla scuola, di cui c'è un gran bisogno. Grazie.